Ieri abbiamo letto un articolo, l'abbiamo letto qui insieme, no? Vi ricordate che questa notizia che Trenord, richiesta di risarcimento da 10.000 euro al portavoce dei pendolari per diffamazione, ha diffuso informazioni false. Volevamo capirne meglio e all'interno dell'articolo c'erano anche delle frasi riportate del consigliere regionale Simone Negri, che abbiamo, meno male, per fortuna, grazie Simone, in collegamento con noi. Buongiorno Simone Negri. Buongiorno, bentrovati. Bentrovato a te. Allora Simone, che cosa è successo qui? Cioè, tra parentesi, posso dire che mi fa anche un po' ridere, cioè, nella drammaticità della cosa mi fa ridere perché c'è 10.000 euro a Trenord, manco se ne accorgono che glieli diamo nel caso comunque. E poi comunque effettivamente, cioè, mo uno non può neanche, cioè, cosa è successo? Mi verrebbe da dire, uno non può neanche più dire, facevo ieri l'esempio, dicevo, ah, se adesso dico ma tutti i treni di Trenord sono in ritardo, si sa che non è tutti i treni, ma uno fa una media, la dice anche un po' più grossa a volte per far capire bene il messaggio, diciamo, ecco. Esatto, io partirei proprio dal comunicato stampa che poi ha dato origine a questa intimazione, a questa richiesta di risarcimento danni. Intanto Giorgio Daò non è solo un pendolare, ma è uno dei rappresentanti principali dei pendolari a livello lombardo ed è eletto pure nella conferenza del TPL, quindi è un interlocutore privilegiato di Regione Lombardia ed è una persona estremamente competente. Da anni segue questa direttrice, che è una delle più sfortunate, con maggiori disagi, che è quella che va da Tirano, passa per Sondrio e Lecco e arriva a Milano. Su quella direttrice, per darvi un'idea anche per via dei lavori, le persone oggi prendono il pullman alle 3.44 della notte da Sondrio per arrivare alle 8 in stazione Cadorna, quindi uno scenario che almeno a me ricorda quello che faceva, i sacrifici che facevano i nostri nonni, sì, no? Una forma di pendolarismo estremo. Quindi una direttrice su cui i passeggeri avranno anche tutte le buone ragioni per essere un attimino arrabbiati. Sta di fatto che Giorgio Daò è una persona molto competente in materia ferroviaria, un ingegnere, e ha scritto un comunicato per denunciare che cosa? Per denunciare che Regione ha comprato 20 nuovi treni per un valore di 128 milioni di euro e però li ha tolti dai servizi degli orari di punta perché caricherebbero 110 passeggeri in meno rispetto ai treni più vetusti. E cosa hanno fatto allora? Proprio negli orari di punta sono andati a resumare i vecchi treni. Ok, quindi Regione Lombardia e Trenord comprano, cioè Trenord compra i treni nuovi, li mette ma si accorge che non sono abbastanza capienti per quella fascia soprattutto e quindi rimette i treni vecchi. Questo dice il comunicato, ma questo, cioè, questo dice il comunicato o questa è la realtà dei fatti? Cioè, questo che voglio capire. Questa in realtà è la realtà dei fatti, tant'è che la stessa Trenord poi, punzecchiata da noi del PD che abbiamo presentato un'interrogazione, ha fatto sapere che la sostituzione dei treni è stata legata al fatto appunto del maggior afflusso di turisti su quella linea. Allora è vero che c'è il lago di Como, è vero che è un'attrazione, tutto quello che volete, è anche vero che abbiamo avuto una primavera non proprio esaltante dal punto di vista della villeggiatura e del turismo, però voglio dire, comunque la stessa Trenord ha ammesso che c'è un problema di numero di passeggeri che possono salire sui treni. E quindi poi cosa è successo a questo punto? La notizia poi è di qualche giorno fa, perché appunto Giorgio Daò riceve questa missiva da parte di Trenord che gli contesta sostanzialmente due passaggi. Uno un po' colorito, in cui lui dice: Trenord è andata a pescare i treni dai binari abbandonati, no, della ferrovia, dai binari morti, è andata a pescare vecchi treni e quindi vedono questo come lesivo della reputazione dell'azienda, e parallelamente ritengono minacciosa una dichiarazione in cui Daò scrive: vi diffidiamo dal mettere in servizio altri treni, eccetera. Però voglio dire, era più un'evocazione, o soprattutto nessuno crede che Trenord si possa sentire minacciata. è questo a me che fa un po' ridere, nel senso che appunto, cioè, la diffamazione fatta da adesso da non me ne voglia, nel senso, ma che potere comunicativo può avere anche il comitato, nel senso, che comunque sappiamo essere, però insomma, cioè, Trenord, basta fare una campagna pubblicitaria e fai star zitti chiunque, cioè, questo che non capisco, come possiamo minacciare Trenord? Cioè, mi viene veramente difficile pensare che qualcuno di noi riesca a minacciare Trenord. Però, sì, esattamente, però diciamo che
Il mondo del pendolarismo è un mondo anche che si informa, no? E ci sono diversi canali social, quindi queste figure, che torno a dire, sono anche molto autorevoli perché sono 4-5 esperti e rappresentanti dei pendolari, hanno molto seguito Oh, e meno male. quindi, appunto perché sono serie e preparate, le migliaia di persone che prendono i treni tutti i giorni e che si lamentano dei servizi hanno accesso tramite loro a informazioni, come dire, Chiarissimo. Sì, privilegiate. dopodiché però non penso che questi qui possano scegliere, cioè i pendolari, ok, so che è tutto un disastro, ma non è che posso poi cambiare. Ah, vabbè, decido di prendere un'altra compagnia, non c'è, quindi cioè, non è che No, infatti Trenord non hai perde, alternative. cioè, perde magari un po' di appeal, vabbè, però non è che perde i clienti, diciamo, cioè. No, in realtà io credo che il tema sia proprio diverso. Infatti, questa è la parte, come dire, più seria e che ci preoccupa. Cioè, il Che qual è? tentativo da parte di Trenord, apro la parentesi, chiudo la parentesi, la giunta regionale, di zittire chiunque abbia critiche circostanziate da muovere all'azienda dei trasporti, all'azienda del trasporto ferroviario regionale. Sì, E questa è la perché. cosa che a noi assolutamente non sta bene, perché come dicevi tu giustamente prima, 10.000 euro per Trenord non sono niente, ma 10.000 euro a un Però, povero eh pendolare sì. che si muove tutti i giorni in quelle condizioni, Voi sono soldi e lo avete riduce al silenzio, usato la parola intimidazione, la confermi? no? La confermo e ti confermo anche il fatto che al momento nessuno, né Fontana né l'assessore Lucente che abbiamo sollecitato a muoversi affinché questa, che è una cosa vergognosa dal nostro punto di vista, venga rimossa, nessuno dei due ha proferito verbo, il che significa che molto probabilmente sono d'accordo con l'azienda nel tipo di condotta che stanno portando avanti nei confronti del povero pendolare. E quindi adesso cosa potrebbe succedere? Quali sono gli scenari che si aprono? Beh, gli scenari che si aprono è che se Trenord non ritira questa richiesta di risarcimento danni, si andrà molto probabilmente davanti a un giudice, anche perché voglio riportare che lo stesso pendolare, lo stesso rappresentante dei pendolari, è disposto a difendersi e ha pure rincarato la dose, nel senso lui non ha ritrattato minimamente quanto ha affermato, ma ha detto: mi smentiscano sul piano tecnico che quello che ho detto sono delle stupidate. Insomma. Quindi c'è il rischio che vadano anche davanti a un giudice che facciano pure brutta figura, perché io voglio vedere chi dice che questo pendolare, nel criticare un servizio pubblico, tra l'altro, e in maniera circostanziata abbia leso l'immagine dell'azienda. L'immagine dell'azienda si lede da sé con le soppressioni, i ritardi, le mancanze, i bagni che non funzionano e via discorrendo, Ma è una situazione che va avanti veramente ormai da tantissimi anni. È possibile che non si riesca a trovare una quadra, una soluzione o anche solo migliorare qualcosa? guarda, non c'è stata realmente la volontà a livello regionale, perché la scelta di affidare per 10 anni senza gara un servizio di questa di vitale importanza a questa azienda, che è un'azienda di fatto per metà di proprietà della regione, senza particolari direttive, fa sì che alla fine il servizio sia sempre lo stesso. E parallelamente, alcune scelte che sono state fatte, anche giuste se vuoi, c'era giusto far partire un piano d'acquisto di treni, però nel momento in cui tu prendi dei nuovi treni e non sei perfettamente in grado di gestirli, perché ad esempio io prima parlavo dei bagni, perché praticamente c'è questo disastro sui bagni nuovi, per cui non sono praticamente utilizzabili perché l'azienda non ha un sistema in grado poi di svuotarli quando i treni sono fermi, no? Quindi praticamente tu hai dei treni che viaggiano e fanno anche delle percorrenze importanti senza bagno. E questo è un tema. Cioè, vai a comprare un treno nuovo, lo devi immettere e non hai pensato come sistemarlo. Tra l'altro questa è una denuncia che fa il comitato Mimoal della Milano Mortara Alessandria. E per dirti, è un'altra occasione rispetto a cui è uscito un comunicato stampa, rispetto a cui magari a qualcuno potrebbe venire in mente di scrivere lettere minacciando Perché di il denunciare. rischio che questa cosa possa ripetere adesso, cioè. Certo, ma no, è chiaro, è colpirne uno per educarne 100. Noi siamo Ah, abbastanza cavolo. convinti di questa cosa qua. Anche perché, torno a dirti, il tema vero è che noi nel mondo dei pendolari, io sono rimasto stupito di questa cosa. Abbiamo persone molto competenti e che seguono da anni tutte
tutte le vicende della ferrovia, vuoi per passione, no? C'è chi è innamorato dei treni, eccetera, Sì. della tecnologia. Quindi spesso le voci che si levano da questi comitati sono voci di persone che vanno dritte al punto, cioè non è che è gente che si lamenta tanto per Chiaro, lamentarsi chiaro, o chiaro, chiaro. per... È gente che ti dice guarda che quello che hai fatto non funziona. E nel caso specifico, Giorgio Tao aveva criticato la scelta dell'acquisto dei nuovi treni rispetto ai modelli di treni proprio su questo problema quando Regione ha comprato i treni. Ah, quindi già sulla carta se n'è accorto, Già sulla sul carta, dépliant del e concessionario se n'è accorto che non andava bene, ok? Fa capire però esatto. appunto la preparazione tecnica anche appunto di persone che non è il cittadino, diciamo, che potrei essere io, che semplicemente dice: mamma mia, non funziona, tutto uno schifo, tutto un magna magna. Non è quello, cioè, in realtà è gente che ne sa e si prepara, cioè che per passione, per mestiere, per professione e per anche appunto poi utilizzo, insomma, se ne è preparata. Quindi, Stefano, guarda, tienici aggiornato su questa situazione, nel senso che appunto vogliono Molto sapere come va a volentieri. finire. Tienici aggiornato, so che molto andrà per le lunghe, però vabbè, teniamoci in contatto allora, va bene? Assolutamente sì, grazie mille, grazie per lo spazio. Grazie a Simone Negri, consigliere regionale della Regione Lombardia. Noi andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qui perché sono arrivati gli ospiti. Vedo già Silvia Gatti al di là del vetro, quindi fra poco qui con noi. Silvia Gatti, a Good Morning Milano.